Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono JSmash ed oggi siamo tornati su The Binding of Isaac Afterbirth Plus con una bella streak di 2. Yes. Eden. Stavolta Allora, seed DPKYP3ZZ. Allora, siamo un po' lenti. Abbiamo però un ottimo DPS e un danno un po' più alto rispetto alla media. Ok, questo potevo evitarmelo, lo ammetto. E abbiamo come oggetto Rubber Cement, che è ok, non è che sia sconvolgente. E abbiamo Potato Peeler. Potato Peeler vorrei tanto usarlo immediatamente, però almeno aspetterei il prossimo patto con il diavolo, perché voglio vedere se c'è per caso qualcosa di buono. Questo non è buono, ma non troppo. Questo è decisamente migliore. Inner Eye, triple shot. Ok, sì, è fantastico. Con anche le lacrime che rimbalzano lo rende ancora più bello. Ok. Mi stiamo ottenendo un sacco di bombe, chissà perché. Farei un attimo full clear per questo piano, dato che sia piccolo. E inoltre ci servono anche però delle tinted rock, se riuscissimo a trovarle. Attenzione. Ho delle pillole con infested e un altro infested. Magari qua lo uso. Ah, potevo usarlo qui, vabbè, rip. Ok, abbiamo fatto tutte le stanze. Qua c'è ovviamente la secret room. Era alquanto scontata. E la top secret room so anche quella dov'è. Dove potrebbe almeno essere. Non ne sono sicuro al 100%. Però c'è il punto dove in teoria dovrebbe. Forse anche l'unico, sì. Potrebbe anche essere tra gli unici. Ovvero qua. Qua c'è la top secret, come immaginavo. Con un fortune teller che esplode. E ci dà? Beh, sì, ne è valsa decisamente la pena. Una bomba per due chiavi, praticamente. Ok, combattiamo un Larry Junior bello grosso. Che però, dato che abbiamo anche triple shot, non sarà per niente difficile, infatti. Ok, abbiamo launch. Direi anche un attimo di uscire, rientrare. Qua sarebbe stato fantastico usare infested, però ormai è andata così. Scendiamo. Abbiamo sicuramente degli ottimi oggetti. Sono un po' leggermente preoccupato per la nostra salute, però neanche tanto. Intanto Bozo ci dà un 10 di danno. Ci dà uno Spirit Heart se abbiamo la faccia da pagliaccio. E può o innamorare o spaventare a caso un mob. E inoltre può anche se subisco danno posso spawnare una cacca arcobaleno. E tanto per ricordarvelo, la cacca arcobaleno ci permette di rifullarci la vita rossa. Ok, lì c'è una tinted rock, però non posso raggiungerla. Qua invece sì che la posso raggiungere. Magari riuscissi a utilizzare uno di questi che... Ah, ho subito anche danno. Avrei voluto evitare. Vabbè, usiamo una bomba. Abbiamo capito. Anzi, ho capito. Magari explosive diarrhea? No, power pill. Chest. Due bombe. Va bene. Almeno non è valsa la pena. Ok. Judas Tang. Ottimo oggetto. Proprio ottimo anche prima di ottenere un patto con il diavolo. In pratica tutti i patti con il diavolo costeranno un cuore, indipendentemente dall'oggetto. Molto buono. Soprattutto quando abbiamo poca vita. E abbiamo Potato Peeler. Ok. Entrerei anche nello shop. Gift shop. Cioè il gift, il regalo. Però non preferirei non far male alla donation machine. E intanto combattiamo mostro. Ok. Non sarà un problema, spero. Ok, questo era alquanto impossibile da schivare. Spero di non combattere Krampus.
intanto dessert. Goathead è fantastico. E Razorblade un po' meno. It's a Goathead. Ok. Comunque, in effetti abbiamo già. Cioè, abbiamo triple shot con 4 di danno. Non è mica male. Davvero. Come immaginavo. Pillole. Power pill. 2 puberty. Ok. Health up. Oh, fantastiche le pillole. Più che fantastiche. Ok, direi di scendere. Ok, siamo già in Catacombs 1. Ok, forse sarebbe leggermente da migliorare la shot speed e il range. Però queste cose sono cose secondarie, oserei dire. Non sappiamo quanta vita abbiamo. Infatti userei qua Power Pill. Perché non mi piace per niente questa stanza. Ok, abbiamo fatto fuori i più fastidiosi tra tutti. Avrei potuto evitarlo, lo so. Però. E comunque, come vedete, effetto di Bozo. Una cacca arcobaleno. Che lasciamo lì perché non si sa mai. Davvero? Con quale slancio? Con quale slancio? E ho paura che ora non abbiamo più Spirit Heart. Mi sa che è proprio così. No, abbiamo ancora. Ah, no, forse ce. Non so se ce l'abbiamo o meno. Aia. Perché. Abbiamo Goathead. Paralysis. Va bene, non è un problema. Puberty adulto. Ok, fantastico. Finger. Non è un oggetto fantastico invece, però è decente, oserei dire. Ok, non era quello che volevo fare, però siamo ora a full vita. Dovremmo avere 4 cuori. Sì, siamo partiti con uno. Abbiamo ottenuto un health up, poi adult e poi 2 HP up. No, abbiamo 5 di cuo abbiamo 5 cuori. Wow, addirittura. Pazzesco. Top Secret Room. Altre pillole. Power Pill. 3 la cap. Perks. Ok, no, solo belle pillole. Mi piace. Questa run sembra volermi bene. E la cosa ovviamente non mi dà fastidio, anzi, tutt'altro. Ok. Aia. Vabbè, non è un problema, ovviamente. Turn Photo ci aiuta. Mom's Knife. Come dire di no? Allora, intanto Power Pill. Ok. Puberty. Va bene. E facciamo che prendere questo. E non giocare ancora con il coso. Il coso, mamma mia. Il Demon Beggar. Perché non vorrei rischiare. Non vorrei rischiare di fare stupidaggini. In una run del genere, stupidaggini sono le ultime cose che vorrei fare. Abbiamo 3 cuori però, niente male. Ok. GG. Le altre monete, beh, forse sarebbero state più importanti da prendere rispetto alle chiavi. Però per il momento va bene anche così. Strano che infliggiamo così poco danno con. Ma sarà forse una mia impressione. Aia, questo potevo evitarmelo. Mi ha incastrato uno di questi funghi. E questo qui è un'altra stupidaggine che avrei potuto evitare. Ok.
È perché ci serve shot speed e range. È questo quello che ci serve in questo momento. Allora, tears up, shot speed e range. Praticamente un sacco di cose, dettagli. Ok, vediamo qui. Ok. Oh, spostati, non posso nemmeno far... Un attimo riposare la mano, che poi c'è una troll bomb. Ok. Attenzione. Allora, entrerei in entrambe. Allora, Robo Baby 2.0 forse è l'oggetto peggiore che abbiamo in questo momento. Lo Spirit Heart al massimo lo prendiamo dopo. Però onestamente non è neanche che mi fidi più di tanto dello... Oh, attenzione. Dello Spirit Heart, perché... Ok. E questa è stata una cosa alquanto stupida. Ammetto il mio errore. Ok. Pillola full health. Lockdown. Ok, non è esattamente quello che volevo. Ok, allora sì, lo Spirit Heart lo prendo adesso. Dato che non vorrei morire. No, magari è sopra. Allora. Sì, prendiamoci lo Spirit Heart. E io direi una. Usiamo una volta sola. Potato Peeler. Ok, qua non so perché ma mi puzza di top secret. No, era alquanto po era poco probabile che fosse davvero lì. 3, wow, infested and drowsy. Ok, allora fai Vurp, l'am drowsy, infested e prendi I'm drowsy. Questa stanza è orribile. Ottimo posto dove utilizzare Death e poi tenerci I am drowsy. Ecco, ho fatto lo spelling praticamente. No, non ho fatto lo spelling. Non è esattamente spelling. Mettiamo qua. Esatto, c'è la top secret. Allora, tu mi dispiace ma esplodi. E mi dai questo. Ok, niente, a quanto pare. Ragmega. Era Ragmega. Box. Quello non ci interessa come oggetto. Hairpin. Stiamo ottenendo un sacco di oggetti del booster pack. Anche se in questo momento non ci interessano. Dove sei? Eccoti qui. Oh, questa è una bella. Questo forse lo preferisco anche di più. Ok, allora, The Devil. Allora. Andrausi me lo terrei. Tu cosa sei? Amnesia. Fan. Ok. Prendiamoci questo. Magari un ultimo tentativo qui al. Qui dentro. Ok, una moneta. Sì. Beh, una buona moneta. Ok, siamo stati nell'item room. Siamo stati nell'item room. Sì, Robo Baby, giusto. Mi terrei I'm Drowsy. I'm Drowsy. Credo che mi possa tornare più utile. Ok, due stone chest. Yes, please. Penny tears. Non servono. Cioè, non funzionano. A mio malgrado. Però, le prendiamo. Ok. Ok. E poi questi qui che con Mom's Aia, con Mom's Knife, con Robo Baby 2.0 e con Finger e con anche, come si chiama? Cube of Meat sono alquanto facili da sistemare. Poi Triple Knife è una cosa tipo bellissima. Oserei dire anche commovente. Ok. Aia, questo è stato un brutto colpo. Batteria. Ci danno un sacco di batterie, solo che a me non servono.
Eh già. Oh, beh, Cube of Meat, hai fatto un grande lavoro. Non sto scherzando. Libreria con How to Jump e Book of Shadows. E io però direi di rimanere con Potato Peeler. Mi sembra più divertente. E anche... la scelta, come dire, nuova. Non so se mi spiego. Insomma, questo gioco, questo oggetto, il Potato Peeler, praticamente è stato aggiunto da solo nell'ultimo DLC. Quindi volevo un po' provare questo questo oggetto per vedere quali potenzialità potrebbe mai avere in più. Tipo alcune potenzialità che non abbia, che non ho ancora scoperto. Sarebbe interessante. Oh, attenzione a tutti i ragni. Aia. Beh, era quanto strano non farmi colpire per tutto il tempo. Anche se sarebbe stato decisamente bello. Ok. Siamo in Cat Necropolis 1, quindi combatteremo solo un tizio. Ed è anche uno di quelli che ci dà un Cube of Meat o un Ball of Bandages. Speriamo. Ok, Cube of Meat, molto buono. Qui dentro, altre chest normali. Stavolta un po' più deludenti. Se riuscissi ad ottenere... Intanto facciamo così. Facciamo che far esplodere tutti i barili, così evitiamo di farci esplodere. Di farceli esplodere addosso, anzi. Ok. Attenzione. Ottimo. Questo un po' meno ottimo. Aiuto. Ok, sono vivo. Spider Bite. Avremo tipo il coltello. No, lo stesso colore. Mi aspettavo un coltello più bianco. E per coltelli più bianchi. Ok. Direi di scendere al prossimo piano. Già. Ok. Necropolis 2. Ah, siamo a 15, anzi facciamo 16 minuti, abbiamo 4 minuti per trovare... quello era alquanto rischioso. Però ce l'abbiamo fatta passando indenni, quindi sono felice. Intanto è vero, una cosa che mi ero dimenticato. Bob's Brain, perché no? Dai. Se no questa run sarebbe stata troppo facile. Per vantarmi, ovviamente. Attenzione. Cosa stavo dicendo? Volevo dirvi qualcosa. Oh mio Dio. Ah sì, che... Finger. L'effetto di Finger. Oh, questo è ottimo. Bellissimo. L'effetto di Finger si attiva per... aspettate. Con Finger si attivano anche tutti i status che hai ottenuto. Tipo in questo caso Spider Bite. Con una lacrima rallento con i nemici. E anche con Finger rallento i nemici. Detto in parole povere. Tanto qua c'è anche una... Questa credo sia una Super Tinted Rock. Yes. Con Small Rock. Ottimo. No, sono stupido. No. Cioè, allora, è figo. Però no, lo stesso. Questo lo prendo. Ghost Pepper ancora. Euthanasia. Diamo un paio di monete. Sprinkler. Sprinkler mi sembra molto una buona idea. Altre monete. Rotten Baby. Va bene. Volevo prendermi Small. Forse è stata anche una buona idea non averlo preso. Ora che ci penso. Allora, facciamo che donare solo un paio di monete. Ok. Two Spades. Teniamoci a Indrauzi. So già anche dove usarlo, ovviamente. Sprinkler è un ottimo oggetto. Non l'ho mai trovato, credo, nel gioco. Cioè, giocando normalmente. Quindi sono felice di averlo trovato adesso.
Qua c'è la... Esatto, la secret room normale con grid, che ci dà un po' di soldi. Aspetta, magari posso fare un attimo un saltino qui e prendermi... There's options. Yes. Ok, fight me. No, questa è stata leggermente rischiosa. Ok. Allora, prendiamoci questo. Non Krampus, ok. Void, no, Darkboom, sì. Qua cosa abbiamo? Non oggetti fantastici. Anzi, alquanto orribili. Forse Mulligan. Sì, Mulligan. Però dobbiamo subire danno. Ok, allora, prima di tutto, piazziamo uno sprinkler con triple knives. Ok. Usiamo Andrausi. E beh, divertiamoci. Comunque, a quanto pare, funziona. Funziona Mulligan. Ok. Mettino un altro. Yeah. Oh, sono... Sono anch'io lento, in effetti. Ok, sì, è fantastico. Per la boss rush, questo, secondo me, può anche essere più forte di Lilith con Box of Friends. Secondo me supera anche quei livelli di figata, di figaggine. Ok, morto. You is pretty dead. So che si dice you are pretty dead, però vabbè. Che colpo miserabile. Davvero. Mi ha fatto perdere fede nell'umanità con quel colpo. Ok. Mettine uno qua. Andate. Andate, miei coltelli. Ok, piazziamo un altro tipo qua, a caso. Così colpisce anche in un altro lato. Yeah, mi piace un sacco. Sprinkler. È divertente. È davvero divertente. Ok. Adversari, va bene. Ok, mettilo uno qua. Ah, che bello. Posso anche in teoria tra poco anche rimanere fermo. Guardate. Forse dovrei piazzarne... Aspetta. Dovrei piazzarne forse uno anche qua. Magari con una carica pronta. Sarebbe più efficace, almeno credo. Ok. Dov'è? Eccoti qua. Perché in pratica confido che tutti spawnino al centro della stanza. Ah, non avrei dovuto usarlo. E entrambi fanno schifo, però prenderò Harlequin Baby. No, Void non lo voglio. Mi allungherebbe solo la carica per Sprinkler. Non voglio. No. Ok. Scared Womb 1. Ora la nostra... La cosa più importante sarà... Che ci aiuterà un sacco sarà... Dark Boom. E io prenderei questo, secondo me. Perché questo qui... Secondo me ci potrebbe un po' più aiutare. Sì. Con meno... Cioè, tenendo di meno la carica... Dovrei fare ora una... dovrei lanciarli più lontano. Perché appunto per il... Il range altissimo che ho adesso. Ok. Cuori rossi, per favore. Power pill. Ok, ci sta, però vorrei cuori rossi. Oh, questo potevo davvero evitarmelo.
L'avevo anche visto. Ok. Qua usiamo sprinkler. Ok. Lockdown, la mia pillola preferita. Ok. Moneta, yes, moneta. Attenzione a Bob's Brain. So che non è stata l'idea più saggia prendere Bob's Brain, dato che in alcuni casi ci si dimentica anche della sua esistenza e di averlo anche raccolto. Però fatto sta che sennò sarebbe stato troppo facile. No, ma anche perché io non lo trovo un oggetto orribile. Lo trovo decente, non fantastico ovviamente. Qua però fare ricorso. Facciamo prima di tutto controlliamo cosa c'è qui dentro. Krampus, ok. Lamp of Coal? No, testa di Krampus. Andrei, ricorrerei. No, forse questo. Sì, abbiamo un po' più di danno. In effetti avevamo Mom's Knife, però avevamo poco danno. Anche se avevamo triple shot per un po' più di danno. E anche shot speed non ha fatto... non guasta. Anche se la salute sarebbe stato più importante. Ok. Attenzione. Ok. Beh, è stato facile. Prendi questo. La nostra velocità, sfortunatamente, è ancora schifosa. Non abbiamo ancora incontrato neanche uno speed up e molto probabilmente forse non ne incontreremo neanche uno per questa run. E cioè è un po' fastidioso, però neanche così tanto. Cioè, posso gestirmela, insomma. Ok. Intanto bello aver sbagliato anche strada, però vabbè. Insomma, può succedere. Ok. Allora, andiamo per qui. Per qui, oh mio Dio. Usiamo uno sprinkler. Cerchiamo di spostarci il prima possibile. E lasciamo anche un po' fare, appunto, a questo item. Ok. Ok, molto probabilmente sarà qui sopra il boss, almeno lo spero. Grazie, Cube of Meat. Ah, è vero, abbiamo anche The Soul, me ne ero dimenticato. È il tuo momento, Dark Boom. È il momento di brillare, grande. Sei un bomber. Questo mi porta a Sheol. Non mi fregare, aia, non mi fregare. Ehi. Yo. Mi sa che si è spawnato nella roccia, quindi non si muoveva. E quindi non si apriva neanche. Ok. Trovata la boss rush, la boss room. Ok. Direi di andare. Usa adesso power pill. Ok, magari non è stato il momento più efficace in cui usarlo. Questo lo ammetto. Ok. Ultimo patto con il diavolo. Che è un bel chest rosse. E Dedicate lo prendo. Tanto non mi costa niente. Non perdo niente di vita praticamente.
Anzi, praticamente, non perdo niente di vita e basta. Ok. Ora manca solo Isaac e Blue Baby. Ok. Niente. Mi piacciono le stanze vuote. Joker, vai. Ok. Decisione alquanto rischiosa. Allora, l'oggetto di Guppy me lo prenderei. Prendiamoci Ghost Baby e moriamo. Ah, abbiamo la voce bassa perché per la trasformazione in adulto. Ora però abbiamo solo un cuore. Non so se è stata una saggia idea. Dato che non abbiamo nemmeno preso il Satanic Bible. Forse non è stata per niente una saggia idea. Beh, giusto, abbiamo Dark Boom. Ecco, infatti. Ok. The Lovers, questo è tipo un bel regalo da parte tua, gioco. Senza parlare del fatto che ci manca solo un oggetto per diventare Guppy, che potremmo tranquillamente trovare o in una cesta dorato o rossa. Quindi beh, non, cioè non so, non è facilissimo trovare uno di questi oggetti, però non è neanche impossibile. Ok. Ah, intanto abbiamo anche la bellezza già di due Spirit Heart, cioè, in men che non si dica, oserei dire anche. E qui da qualche parte, ecco qua. Ci doveva essere la Secret Room. Due cuori neri. Più che buono. Ora come vita siamo messi bene. Allora. Ok. Shottare questi boss è sempre una cosa bella. Stessa cosa per i portali. Ah, maledetto Bob's Brain. Vabbè, dai, può capitare. E qua mi puzza sempre di più come una boss fight in arrivo. Puberty. Va bene. Si potrà ottenere un'altra volta la trasformazione? Non credo. Ok, attenzione. Ok, fatto fuori. Direi allora di scendere. Non abbiamo nient'altro da fare qua. Ok. Vediamo cosa c'è in queste chest. Gimp. Oh, Gimpy è ottimo. E Mysterious Liquid non credo sia molto buono invece. No, infatti non è per niente buono. Cioè, non funziona. No, non funziona proprio. Ok. Ok, ci sta già aiutando Gimpy. Cioè, ho trovato una buona synergy. Gimpy più Gimpy più Dark Boom. E onestamente era anche da un bel po' di tempo che non incontravo il mio caro vecchio amico Dark Boom. Ok. Ottimo, quello che volevo vedere. Ok.
chiave. Ok, sì, comunque ormai posso dichiarare che dichiarare una vittoria. Questa qui è decisamente una vittoria. Non credo ci sia nessun modo per rovinare una run del genere. O almeno, se c'è, dovrei essere davvero sfortunato. Ok. Ottimo posto dove usare sprinkler. Prendi tutti quelli che vuoi. Oh, Book of Revelations, Bookworm, yes. Alla fine l'abbiamo ottenuto lo stesso, la trasformazione. Ok. Sacco. Con un sacco di cose da Dunz. Ok, adversari. Che mi scurisce lo schermo. E mi colpisce perché sono lento. Maledetto. Di 7. Non mi interessa. Direi allora di completare. Posizioniamo lo sprinkler. E uccidilo. GG. E beh, questa è stata una run alquanto figa, oserei dire. E quindi siamo a, sì, win streak di 3. Beh, stiamo andando avanti, decisamente. E quindi ragazzi, per questo video direi che è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!